Grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Amen. Signore sia con voi. E con il suo spirito. Signore, fede, l'Eucaristia, in comunione con... Sì, in comunione con decine di migliaia di fratelli e di sorelle, giovani, meno giovani, che oggi hanno elevato incessanti lodi al Signore per il dono di Maria Ausiliatrice, aiuto dei cristiani, che ci segue nel nostro cammino come madre e maestra. Ella fu affidata in modo particolare alla venerazione della famiglia salesiana da San Giovanni Bosco, perché sapeva quanto fosse prezioso avere a fianco a sé una madre che sostiene, sorregge e corregge per celebrare degnamente i santi misteri. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente, porto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e subito la misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Yeah.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo la colse con sé. Grazie.
sulla mamma celeste, la mamma del cielo. In questo momento vorrei invitarvi a pregare per le mamme terrene, per quelle che abbiamo la gioia di avere ancora vicine, per quelle che già stanno vivendo nell'eternità dello Spirito. Preghiamo per loro con tanto affetto e tanta riconoscenza, perché al di là delle difficoltà che possono aver avuto nell'educarci, sicuramente hanno dato il meglio di quello che potevano fare per noi. Padre nostro, agnello di Dio,
preghiamo. O Padre, che ci hai accolti alla mensa dei santi misteri, fa che sostenuti dall'aiuto di Maria Madre Nostra ci spogliamo di ciò che è corrotto e perverso per rivestirci di Cristo, uomo nuovo, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Prima della benedizione finale vediamo tre momenti particolari, ognuno di questi durerà mezz'ora, quindi durerà mezz'ora. Allora, innanzitutto ci sarà il saluto del coordinatore del nostro centro dei Salesiani Cooperatori. Subito dopo il nostro diacono Rosario darà lettura delle biografie dei santi e beati salesiani che con le loro reliquie non solo hanno visitato stasera la loro parrocchia, ma resteranno sempre con noi nell'altare del Sacro Cuore, quindi qui alla mia sinistra. E dopo tutto questo, prima della benedizione finale, i nostri diaconi e ministri futuri sacerdoti, e alcuni sono napoletani, tre vengono dalla diocesi di Campobasso, ma si stanno formando con i nostri qui a Napoli, faranno il loro affidamento a Maria, agli due cristiani. Voi sapete che Maria, consigliatrice e madre ovviamente di tutta la Chiesa, ma dal 1800, quando Don Bosco ha particolarmente diffuso la devozione, è diventata in modo più speciale madre dei bambini, dei ragazzi e dei giovani. E davvero dobbiamo pregare tanto per questi giovani che stanno per consacrare la loro vita e donarsi a Dio nel sacerdozio. Mi sono legato da profonda amicizia che molte volte ho incontrato nella mia formazione ed è sempre un piacere ascoltarlo. Il mese di maggio è un mese dedicato alla Madonna e ci sono tanti avvenimenti. Volevo anche ricordare che il 31, il venerdì prossimo 27, il Rosario, vicino alla statua di San Giovanni Bosco a Piazza di Stretto, alle ore 19, quindi siete tutti quanti invitati. Come diceva allora Papa Francesco, noi stiamo più nelle sacrestie, andiamo in piazza, andiamo verso le persone e portiamo in chiesa. Ha detto tante bellissime cose per Riccardo, io metterei anche la virtù dell'ascolto, perché questo mese è il mese dedicato alla Madonna, molto oggi abbiamo citato la festa della Nuova Pompei ed è anche una festa delle vocazioni. E lui disse una cosa bellissima, che il Signore continua a chiamare, però siamo noi che non siamo più pronti ad ascoltare, che le vocazioni sono sempre, ci devono essere e sono importantissime. È importante che le vocazioni alla vita non sacrata, è importante che ci si sente di fare il cammino salesiano. I salesiani dicevano sempre: non dovete avere paura di avvicinarvi a Dio, dovete avere paura quando vi allontanate da Dio. Ecco, questo è il messaggio. Noi questi giorni abbiamo fatto una riunione di crisi con un grande teologo, un grande sacerdote, e ho chiesto perché i giovani non vengono qui in chiesa una volta si allontanano dalla chiesa. Lui mi ha risposto: non essendo un salesiano, io non so dirti perché, però so che se tu ami i giovani, acquisti la loro fiducia, li segui con amore, li fai sentire la loro agio, loro sicuramente seguiranno. Nella mia mente ho pensato, questo è il messaggio di San Giovanni. Delle ragazze povere e rifugiate per umiltà, prudenza e carità.
San Domenico Savio, fin dalla fanciullezza di animo dolce e lieto, ancora adolescente, percorse speditamente la via della cristiana perfezione. Beato Filippo Rinaldi, sacerdote della società salesiana, terzo successore di Don Bosco, si adoperò per la diffusione della fede nelle terre di missione. Beato Augusto Fattorischi, principe polacco, sacerdote della società salesiana, al quale la malferma salute non impedì di raggiungere grandi doni di santità e di seguire con fermezza la divina vocazione. Beata Eusebia Palmino, a Valverde del Camino presso Huelva dell'Andalusia e Spagna. Beata Eusebia Palmino Ienes, vergine dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, offrendo un insigne esempio di umiltà, senza alcuna ostentazione, ma con spirito di abnegazione, raggiunse nei lavori più umili i vertici della grazia. Beata Maria Romero Meneses, vergine dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, che nei territori del Costa Rica si adoperò con bontà per l'istruzione delle giovani donne, specialmente povere ed abbandonate, e diffuse con zelo la pietà verso l'Eucaristia e la Beata Vergine Maria. Beata Alexandrina Maria da Costa, portoghese, salesiana cooperatrice, rimasta paralizzata in tutto il corpo per sfuggire alle cattive intenzioni di un tale contro di lei, offrì tutti i suoi dolori al Signore per amore di Dio e dei fratelli bisognosi nella contemplazione dell'Eucaristia. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.